Buongiorno e bentrovati. Il video di oggi è un pochino diverso dal solito perché è stato ripreso durante un corso che ho fatto di recente. È molto interessante a parer mio, per cui vi consiglio di guardarlo fino in fondo. In alcuni punti, siccome non si capisce bene quello che dico, ho messo i sottotitoli. Quindi, se lo ascoltate e basta il video, magari non riuscite a seguire un po' tutto. Vi conviene guardarlo, eh? E poi alla fine c'è una chicca che vi consiglio di guardare perché riguarda un po' come fare il disimpegno. Ma buona visione. Questo cavallo è un cavallo, diciamo, etichettato difficile lì nel maneggio, tant'è che non riescono più a muoverlo da terra. Sia la proprietaria che anche diciamo, le figure professionali che sono lì nel maneggio hanno rinunciato semplicemente perché gli dà tutta una serie di problemi, dall'impennarsi a provare a togliere la corda, a scappare via, a venire addosso, eccetera, eccetera. E la sua proprietaria, che ha fatto il corso con un altro cavallo, mi ha chiesto di muoverlo, per cui ho colto l'occasione per fargli fare il corso con me. In sostanza, la clip che vedrete di seguito è stata fatta la domenica mattina, mentre io ho il cavallo, ho iniziato a fargli fare il corso con noi il sabato pomeriggio. Quindi vedete che ha un pomeriggio di lavoro. Poi è vero che l'avevo già maneggiato un'oretta e mesi addietro, okay, durante un mio corso sempre in quella struttura lì, però praticamente, insomma, nel senso, un'ora è un'ora. E vedete proprio come si costruisce il gioco del circolo partendo proprio dalle basi, con un cavallo che, fra l'altro, insomma, come vedrete ora lì è già dopo un pomeriggio di lavoro, è già un altro cavallo, però comunque intravedrete che ci sono delle situazioni, diciamo, che non sono proprio consuete. E niente, io penso che sia molto interessante, per questo che abbiamo deciso di metterlo sul canale, perché ci sono degli spunti importanti da cui potrete sicuramente trarre delle informazioni che vi serviranno per i vostri cavalli o magari per un cavallo ipotetico un pochino più difficilotto che potrete trovarvi tra le mani anche in futuro. Spero che il video vi piaccia. Se vi piace, fatemelo sapere, così magari anche in futuro prenderò qualche pezzettino di situazioni un pochino particolari durante i corsi e ve li porterò sul canale, insomma, per condividerle con voi. Ma adesso guardiamo insieme il video. Ripeto, fase 1, metto un po' in tensione, aspetto. Fase 2, alzo. 3, ruoto. 4, tocco terra, 1, 2, 3, tocco la spalla ora, 4, 5, 6, 7, e appena va smetto. Al passo, lui si è fermato, io mi giro di nuovo verso di lui, rifaccio tutto da capo, ore 8, alzo, fase 2, 3, 4, 4. 4, 4, vado là, tocco la spalla, tocco la spalla, tocco il posteriore e lascio. Mi si riferma, io mi ruoto, alzo, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vediamo cosa sono diventa questa volta. Vedete, è andata a destra, si diceva stamattina. E questa è la mia posizione. Lui deve trovare la soluzione. Sì, ma io un giro mi basta, è un po' poco per te, eh? Dai, vediamo se si riesce a farne due, vengono. O almeno uno e mezzo, eh? Uno e mezzo ce la facciamo. Sì, ora c'è anche la tosse. Fate 2, 3, 4. E là. Voglio farcela arrivare, quindi non voglio mettergli troppa pressione, però se c'è bisogno le metto. Di nuovo, 2, 3, 4, 4, 4. Ho ripetuto nonostante che lui fosse partito, per fare un rinforzo, ricordate? Si riferma, e là, vedete dov'è?
adesso io mi giro comunque a sinistra e faccio la tecnica del 180-90-45, quindi il cavallo è là, faccio 180-90-45. Adesso ha fatto un giro in quarto e io lo fermo. Bravo. Bravo. È semplice, cioè non è che i cavalli sono semplici, sono noi che sono complicati. Adesso facciamo a destra invece. Fase 1, 2. Ah, va bene, al passo va benissimo. Adesso si ferma lì, io mi giro di nuovo, fase 1, 2, 3, 4, lascio, questa è la seconda volta, c'è un'altra chance, fase 1, 2, 3, 4, 4, lascio, adesso metto più pressione, lo rifà, vedete, consistenza e persistenza. Adesso ha fatto, no, si è fermato di nuovo, quindi rimango di nuovo, adesso voglio che trotti, faccio di nuovo, fase 1, 2, 3 e va nel trotto, ok? Vediamo se riesce a fare un giro un quarto, era trotto, 1, 2, 3, 4, 4, ok, giro sempre dalla parte della corda, della coda, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ve lo tocco, stavolta l'ho toccato, ma sempre in progressione, fase 1, 180, 90, 45, vedi? Dai che ci divertiamo, fai un po' di scelta, troppo va benissimo, volevo il trotto io infatti, adesso se passa di qua, mi arriva alla spalla, lo fermo. No, volevo che tu ti fermassi, volevo che tu ti fermassi. Bravo, fai attenzione con quei piedi indietro, ti chiappi. Adesso ci riproviamo, dai. Prossima volta ti viene meglio, sono sicuro. Un pochino indietro, ehi, guarda me, un pochino indietro, guarda me. Ancora, bravo, là. Ok, trotto voglio, questo è un giro, yes, perfetto, bravo, guardo, aspetto, bravo, questa era buona. Questo è, io adesso lo sto fermando usando il game over, ok, e tutte le volte lo fermo facendo il disimpegno del posteriore, perché? Perché adesso non ce l'ho solido, per cui se io voglio lavorare sulle transizioni in basso devo avere un cavallo che mi mantiene almeno l'andatura, in modo che posso rimanere lì e aspettare che lui mi faccia la transizione in basso. Quando c'è un cavallo che mi fa per appunto un giro, poi si ferma, mezzo giro, poi si ferma, non posso lavorare sulle transizioni in basso, non ce l'ho neanche il tempo di farlo. Appena quello va, mi ritorna al passo, mi si ferma. Quindi non posso fare la transizione, però ve la faccio vedere lo stesso, tanto per farvi capire. Fase 1, 2, 3, 4, bravo, il passo va benissimo, non importa troppo. Adesso mettiamo che io lo voglio che lui vada al passo, già capito. Di là, bravo. Adesso non mi sono girato dietro perché lui era fermo, quando è fermo alla fine non cambia nulla se mi giro davanti o dietro, è sempre meglio girarsi di qua, però essendo qui posso anche fare questo, Girarsi dalla parte della coda è sempre un plus, è sempre qualcosa che vi fa funzionare meglio il cavallo, Anche se lui adesso si rifermerà lì, guardate, Perché già voi che vi girate gli date energia, Adesso io mi giro, metto lo stick davanti e questa è la fase 1, aspetto, se torno al passo
se ritorna troppo, torna a passo, era passo, volevo passo, quindi va di nuovo, là. Vedi cosa ho fatto? Fermo di davanti, non ho troppo fermo, va di nuovo, fino a che non capisce. Di nuovo, fase 1, 2, 3, 4, non era trotto, era passo quello che volevo. Ok, era passo, non era fermo. Consistenza e persistenza, vedete, rimango sulle mie richieste, io ho un progetto nella mia testa, ecco, quello significa passo e non significa stare fermo. E cos'è che significa trotto? Non essere fermo, significa trotto quando mi faccio fase 1, non essere fermo. Quindi fase 1, o quella che ci vorrà, è invece trotto, quindi io mi giro, prendo contatto con i suoi occhi, alzo, aspetto, fase 1, è andato nel trotto, bravissimo. E adesso voglio che torni nel passo, metto lo stick e torna nel passo. Dai, non lo fai, cretino, non era nulla quello, paura dell'uccellino. Dai, sì, dai, 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 dai che c'è il falco là che ti aspetta. Bravissimo. Troppo, ok, e adesso sto parlando per voi, non è che sto parlando per lui, la voce non la usate, non la usate fino almeno a livello 3, perché almeno vi concentrate su usare il linguaggio del corpo. Ricordate che il cavallo non capisce quello che dite, è il tono della voce o è il suono in particolare, no? Magari fate un comando per la rana, Però iniziate a usarlo da livello 3 in poi, in modo che il vostro linguaggio del corpo è preciso, è costante, è funzionale per quello che volete che faccia. Adesso io voglio che lui si fermi, vai per favore. Quindi metto di nuovo lo stick davanti e si ferma. Bravo, sì. Un pochino di retromarcia. Un pochino di retromarcia, non fa finta di nulla. Bravo. Ancora un pochino di retromarcia. Inizio a fare più corto la corda. Bravissimo. Sì, bravissimo, ma non vengo là. Ora per fare un esercizio. Sì, massimo, vai. Da quest'altra parte. Allora, io posso girarlo anche così, ma sarebbe meglio quando io decido di mandarlo dalla parte di là, prima che me lo metta di fronte. Allora, disimpegno il posteriore, me lo metto di fronte e riparto dalla parte opposta. Dai, non fai cretino, dai. Sì, sì, sei benissimo, vai. Non lo prendere in bocca al moschettone. Dai. Ma non ci si ferma. 3, 4, ecco. Lui si annoia, il passo per lui è veramente devastante. Però lo manda al trotto. E 4, sculacciata. Guarda, su. Se non fai cretino è meglio. 180, 90. 45! Bravo, bravo! Rotolati un po'. Ho fatto rialzare perché lui è capace a prenderlo come scusa poi quella. No, no, non ti ho detto di fermarti. 180, 90, 45! Bravissimo. Di nuovo. E poi. 80, 90, 45. Allora, se il cavallo non tira sulla corda, lui non tira sulla corda, non crea dei problemi al campo, perché è come se fosse il sella.
Ecco, in questo punto sto facendo riferimento a una discussione che avevamo fatto la mattina, o meglio il giorno prima, in cui era venuto fuori il problema di girare i cavalli nel maneggio. In molti maneggi, come sicuramente molti di voi sanno, è proibito girare alla corda i cavalli in campo, lo possono fare solamente nel tondino oppure in campi appositi. E il motivo è semplice, perché quando, e lì faccio riferimento a questa parte qua, quando il campo è, diciamo, stato costruito in una certa maniera, la parte sopra dove c'è la sabbia o dove c'è, insomma, quello che c'è stato messo è, molto piccola, magari sono 5 centimetri, e sotto spesso viene messo un altro tipo di materiale o a volte viene messo anche il tessuto non tessuto. Quindi, quando il cavallo scava in quei campi lì, arriva a danneggiare la parte sottostante. E nel caso, ad esempio, che ci sia il tessuto non tessuto, può anche diventare pericoloso, perché se ci crea degli strappi, poi questi strappi si trasformano in delle buche, in delle trappole per i piedi di un eventuale cavallo che invece sta lavorando poi anche successivamente. Quindi lì in questo punto sto facendo riferimento a questo aspetto qua, perché la mattina avevo spiegato che il campo si rovina se il cavallo fa, come si può dire, tira sulla corda, perché se tira sulla corda sta cercando di fuggire da noi e noi tenendolo facciamo in modo in parte di frenarlo, per cui è un po' come se andasse a raschiare sul campo e un po' diciamo lui non riesce a come si può dire a trasmettere tutta la sua forza sul campo per portarsi avanti, perché in realtà non sta andando avanti ma sta andando di lato mentre che non lo teniamo, e quindi in sostanza ci scava delle buche. Questo lo potete sicuramente vedere o l'avrete visto in circostanze in cui magari il cavallo galoppa forte. Ora, il problema qual è? Il problema nasce quando il cavallo tira sulla corda, perché se il cavallo non tira sulla corda, come state vedendo in questo caso, questo cavallo non sta tirando sulla corda, in realtà è come se ci fossimo noi sopra. E se uso una corda lunga, ovviamente è meglio, perché a questo punto la mia corda lunga da 7 metri fa un circolo di circa 15 metri. E su un campo normalmente si può fare circoli diciamo a cavallo, montando, si possono fare circoli anche di 10 metri. Pensate nel dressage, no? Il precision pen è fatto da più circoli di 20 metri o 10 metri di diametro. Quindi diciamo che nel caso in cui il cavallo tira sulla corda, sì, è vero, ci sono delle situazioni in cui il cavallo può andare a danneggiare il campo. Mentre se il cavallo non tira sulla corda, rimane bello bilanciato, dritto sulle spalle, leggermente flesso sulla curva, è esattamente come se noi fossimo sulla sella in quel momento lì. E in quel caso non ci sono danni che vengano arrecati al campo in questione. Ma andiamo avanti con il video. Se invece tirasse sulla corda farebbe dei danni. Questo l'ho fatto per essere più rapido, dargli l'input senza dire tutte le volte di nuovo. 80, 40, 45. Bravo. Però io avevo il troppo, quindi adesso lo rimetto a terra. Ovviamente la Laura usa la voce, usa le parole, quindi lui conosce la parola trotto per andare nel trotto. Possibile? Io spiegando da voi dico la parola e quindi lui torna a quella che ho detto. Bimbo, prima che te ne faccio una nuova, Non è galoppo, è trotto. 2, 3. A volte voglio essere un po' incisivi, Bravo. Vedi, guardate cosa faccio. Io guardo il posteriore e aspetto che lui trovi una soluzione. Alzo un po' e appena trova la soluzione. Hai visto? Io non ho messo in pressione la mano. Ho solo alzato la corda e aspettato. Lo so, a volte può essere difficoltoso, ma abbiate fiducia, funziona. Questo
dovete semplicemente aspettare un po', eh? E quando cominciate a dare riposo dopo questo esercizio qui, visto che lui è disimpegnato e si è fermato, piano piano capisce sempre di più e comincia a rispondere meglio. Ok, quando ce l'ho molto vicino così, faccio fase 2, 3, 4 e posso toccare anche sulla spalla, come avete visto prima, Bravo, passo. Ok, spalla posteriore, alzo e ottengo. Allora, quando fate questo comando qua, che è il game over, il disimpegno del posteriore, con la mano che tenete lo stick, prendete la corda e la fate scorrere. Con l'altra mano, che è quella più vicina al naso del cavallo, fate un tubo, ok? E lasciate scorrere la corda. E poi la prendete, la stringete e alzate. A questa maniera, anche se voi volete disimpegnare il cavallo lontano, diciamo che lui sia ancora più lontano, ok? Io voglio disimpegnarlo laggiù. Andiamo più lontano. Cosa succede? Che posso girare, guardare il posteriore, scorcio, super! Bravissimo! Ed hai visto, ho aspettato un po' e lui ha detto, quello lo conosco quel comando là, vuol dire di nuovo, e si è fermato, non lo riesci a fare questo. Però in sostanza, allora lui mi ha dato la possibilità di farvelo vedere, anche se il cavallo è lontano, cosa fate voi? Fate questo, no? Con questa mano che tiene lo stick e lo stringe scorrete, con quest'altra alzate. E poi andate più vicino, continuate a guardare il posteriore, alzate. Andate più vicino, continuate a guardare il posteriore. Ok, provate un pochino voi, prendete un angolino, tanto io vado in mezzo, cioè avete tutto il campo per voi e provate. Mi raccomando, non mi interessa che galoppi, voglio vedere. Passo e se vi sembra che ce l'avete buono, trotto. È facile che al passo sia poi si fermi subito. Trotto magari vi gado un po' di più. Guarda, se ti immagini il cappino di plastica vicino, non è che si è buono. Wish I could say I was finally over you. That's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again.